Vincenzo Totta è medico, siamo in Formula E, siamo a Zurich, primo E-Prix in terra svizzera dopo tanti anni di non poter correre qui in questo paese. E Vincenzo Totta è medico ed è stato l'ultimo italiano a vincere il Camel Trophy. Vabbè, è un lontano 1987 in Madagascar e c'era un team svizzero, quindi al tempo avevamo un team, una squadra svizzera che competeva con noi nel Camel Trophy. E sì, io e il mio team con Mauro Miele abbiamo vinto. Mi dicevi che hai una vasta esperienza nell'automobilismo sportivo come pilota, oltre ad essere medico. Ma questo mi aiuta molto, perché facendo il medico dello sport applicato all'automobilismo, aver corso per tanti anni in macchina in fuoristrada e per tanti anni in barca in offshore, so che cosa significa mettersi il casco, e quindi mi aiuta molto nel dare ai miei piloti so che cosa accade, ecco. E lì medesimarsi in loro, certo, prima di una gara? Sì, so perfettamente quello che provano dal punto di vista fisico, e fisiologico e psicologico, e quindi mi fa lavorare molto meglio. E loro si fidano perché sanno che sono non al loro pari, perché non sono certo a questo livello, ma che capisco bene quello che loro sanno. Camel Trophy, offshore, e cos'altro hai fatto a livello corse? Beh, ho fatto il medico seguendo qualsiasi cosa, quindi ho fatto la Parigi-Dakar da pilota e la Dakar da medico. Ho fatto le gare africane da pilota e da medico. Ho attraversato il deserto del Sahara a piedi, in macchina, col cammello, col dromedario. Non ti invidio, devo dire. Beh, sono quelle esperienze che però ti porti dietro nella vita e ti aiutano molto a prendere decisioni brevi e buone, spero che continui così, e a fare il meno errori possibile. Se ricordi una cosa che ti è rimasto impresso, aneddoto a livello pilota, e un altro a livello medico, se puoi dirlo. A livello medico ho un paio di eventi molto brutti, purtroppo, che mi hanno colpito sin dall'inizio della mia carriera, ed ero probabilmente la seconda, la terza gara dove lavoravo al tempo con BMW a Avus a Berlino, quando ci fu un incidente mortale, e quello ha molto impattato la mia carriera, e so che questi che sono miei amici nella vita potrei anche perderli, e quindi mi fa stare molto attento e molto professionale, perché io non voglio fare errori. Se succede, poi è perché c'è qualche cosa che era imprevedibile. E chiaramente di momenti belli, a me che sono un competitivo, io quando si vince la bottiglia di champagne è un premio. Dove l'hai stappata? Beh, come sai, abbiamo parlato il Camel Trophy, ho vinto 5 mondiali di offshore e mi sono divertito molto, perché quando corri in offshore ti diverti, sei da solo in mezzo al mare, hai un team, sei 4 persone, si parla con i 4, ci si scambiano le informazioni, o sei alle manette del gas o sei al timone, quindi è veramente un lavoro di squadra, e a me questo è molto piaciuto. Ma hai conosciuto anche famosi che non ci sono più, come Didier Pironini, come Casiraghi? E considera che ho corso per il cantiere che ha fornito la barca a Casiraghi, quindi so benissimo tutto quello che è successo, perché è successo e come mai. Quindi aver oltretutto studiato da professionista il perché un incidente accade mi fa capire che qualche volta lo potremmo evitare. È stimolante lavorare in Formula E? Ma la Formula E a me piace molto, e come penso tu abbia capito mi stimola, perché è il futuro che sta già andando, quindi è un futuro che c'è e che sarà futuro. E considera, io ho iniziato poi la mia carriera professionale facendo un master alla NASA, dove ero nel mission control, quindi vedevo lo shuttle tutte le notti e ho imparato la telemedicina, ho imparato la logistica, come si spostano tutte le cose. Insomma, è stata un'esperienza importante che mi fa lavorare bene adesso e mi fa divertire a essere in mezzo alla tecnologia. E finiamo l'intervista con una curiosità. Tu sei di Siena, tra poco c'è il Palio, tu sei dottore di una contrada, di un fantino, dovresti curarlo ma non ci puoi essere. Come si vive? Ma guarda, sono devastato, perché c'è il mio migliore amico che è il capitano della contrada, il Leocorno, e corriamo, siamo stati estratti la settimana scorsa, quindi c'è tutta una serie di fattori di fortuna che si stanno allineando e non credo di riuscire a esserci, quindi sono veramente in difficoltà. Io mi occupo del fantino come il veterinario si occupa del cavallo, e non facciamo doping. E quindi fare telemetria?
farò telemetria. Ciao, grazie della tua simpatia e in bocca al lupo. Grazie a tutti, grazie a voi.